Aumenta il gruppo degli amici economici della Benedetto Tram Basket 100. In questi giorni entrano tre importanti nomi dell'imprenditoria locale e nazionale, come Banca Sella, fondata nel 1886, ma le prime notizie dei Sella imprenditori si hanno già dall'inizio del 500. Novembre 2021, TC100 Web TV, TaquilloCentese.it, a cura di Marco Rabboni. Questi nuovi importanti partner sono stati presentati alla stampa e al mondo della Benedetto XIV nella splendida cornice del castello Malvasia di Panzano, ridente località alle porte di Modena. Il castello risale al 600 e ora, per merito di Mario Righini, è divenuto un museo di auto d'epoca, conosciuto in tutto il mondo. Mario Righini da tempo è amico della Benedetto XIV. Al tavolo dei relatori, collocato all'interno dell'antico porticato, pertanto si sono seduti il presidente della Benedetto XIV Gianni Fava e i suoi ospiti. Alla sua destra il dottor Federico. Buonasera e benvenuti innanzitutto qui dal castello di Panzano, una location esclusiva per un evento esclusivo come quello che oggi va in scena per la Benedetto XIV, la giornata di presentazione delle divise da gara ufficiali che ci accompagneranno per tutto il campionato di A2 di questa stagione 2021-2022. E io, per cominciare, darei subito la parola al presidente della Benedetto XIV, dottor Gianni Fava. Grazie, benvenuti a tutti e grazie della vostra partecipazione. Innanzitutto desidero ringraziare calorosamente il signor Mario Righini, che è il proprietario di questa stupenda location, per aver messo a disposizione del Benedetto XIV il suo meraviglioso castello Malvasia per la conferenza stampa di presentazione del nostro nuovo e importante sponsor Banca Patrimoni Sell e delle nuove divise per la prossima stagione agonistica che, come sappiamo, avrà inizio domenica prossima 3 ottobre contro Ravenna. Come avete letto nell'invito, dopo gli interventi iniziali avremo il privilegio di visitare la straordinaria collezione di auto storiche che il signor Righini ha raccolto in tanti anni di appassionata ricerca e che può essere considerata senza alcun dubbio una delle più importanti al mondo. Al termine seguirà una pericena tra virgolette rinforzato offerto da Zurich Assicurazioni in collaborazione con Banca Patrimoni Sell, organizzato da alcuni volontari del meraviglioso Gruppo Ravioli, così si chiama, è uno dei nostri gruppi di tifo organizzato, coordinato dal suo presidente Marco Macagnani, detto Buieie. Infatti se dite Marco Macagnani se lo chiamiamo Marco Macagnani, se la chiama Buieie, lo conoscono tutti. E dal nostro instancabile e insostituibile consigliere Andrea Merini. Dove sei Andrea? Lui è la cosiddetta eminenza grigia, no? È quello che organizza e suggerisce, sempre attento a tutte le circostanze. Nella circostanza abbiamo ritenuto che fosse opportuno dare spazio per una breve presentazione delle proprie aziende anche agli altri sponsor di divisa. Artec, rappresentata dal suo presidente qui alla mia sinistra, Graziano Gallerani. E i nostri sponsor tecnici,
la multinazionale spagnola GEF, oggi qui rappresentata da Sofia Müller, in collaborazione con B-Box, storico partner tecnico della Benedetto XIV, qui rappresentato da Andrea Balboni. Abbiamo così voluto completare la presentazione degli sponsor di Divisa dopo quella dei due principali avvenuta in occasione della conferenza stampa tenutasi l'8 luglio scorso nella sede della Trame, durante la quale abbiamo esternato tutta la nostra riconoscenza e apprezzamento al nostro main sponsor Tramec e al secondo sponsor di maglia Baltur per il loro fondamentale sostegno alla Benedetto XIV. Un bel applauso. Venendo ad uno dei momenti più significativi di questa serata, sono felice di comunicare ufficialmente il recente importante accordo di sponsorizzazione raggiunto con Banca Patrimoni Sella EC, specializzata nella gestione ed amministrazione dei patrimoni della clientela privata e istituzionale, che anche grazie all'efficace sensibilizzazione di mio nipote e consigliere della Benedetto Marco Di Turi, da oltre 11 anni consulente finanziario di Banca Patrimoni, ha deciso di affiancare e sostenere la nostra società nel suo importante e impegnativo progetto di permanenza duratura nel secondo campionato nazionale di basket. Un applauso anche a Marco, che effettivamente anche se è stato l'ideatore di questo evento e si è molto prodigato per la sua organizzazione. Ciò si è reso possibile soprattutto perché da molti anni fra me e la mia famiglia si è instaurato un bellissimo rapporto di stima reciproca e anche di amicizia, voglio dire questo, con Federico Sella, amministratore delegato di Banca Patrimoni Sella, che stasera ha voluto essere qui con noi per confermare la sua vicinanza alla nostra società. Subito dopo il mio breve intervento gli cederò la parola perché sia lui ad illustrarci l'attività e le caratteristiche peculiari della banca di famiglia da lui brillantemente amministrata e le motivazioni che lo hanno spinto ad affiancarci con convinzione. Concludo con due parole sul lato sportivo. Tra pochi giorni inizierà il secondo campionato consecutivo della Benedetto in A2, in un girone composto da 14 squadre, di cui almeno 4 costruite per provare a fare il salto di categoria, che sono Verona, Forlì, Scafati e Ferrara. La nostra società ritiene di aver allestito una squadra composta di un bedosato mix di giocatori formato da atleti esperti della categoria e da alcuni giovani che, come si dice in gergo, possono essere considerati ottimi prospetti. La preparazione, iniziata il 22 di agosto, è stata condotta con il massimo impegno e concentrazione da parte di tutti i giocatori e staff tecnico sotto la guida del nostro bravissimo coach Matteo Meccacci, al quale la società ha deciso di confermare la fiducia anche per la stagione agonistica 22-23. Anche lo staff organizzativo si è ulteriormente rinforzato con l'inserimento di una responsabile marketing, la brava Valentina Brunetti, e anche del nostro nuovo team manager Marcello Natalini, che anche, come sentirete alla termine di questi primi interventi, l'ideatore e colui che ha progettato le maglie che dopo lui di cui illustrerà il concept più tardi.
precampionato caratterizzato dalla partecipazione al torneo nazionale denominato Supercoppa, che ha visto partecipare le 28 squadre dei due gironi, è stato per la nostra società fonte di grande entusiasmo, in quanto nel gironcino eliminatorio, che oltre a 100 vedeva la partecipazione di Ferrara, Forlì e Ravenna, abbiamo avuto la soddisfazione di centrare 3 vittorie su 3, per di più contro Forlì e Ravenna in trasferta. Siamo poi stati eliminati onorevolmente ai quarti di finale dalla corazzata Udine, una squadra costruita per vincere il campionato, anche perché abbiamo dovuto schierare una squadra menomata da un Tomassini a mezzo servizio perché è infortunato leggermente alla caviglia, e da uno stato di forma ancora assolutamente insufficiente del nostro play titolare Moreno a causa di una preparazione iniziata con 20 giorni di ritardo in quanto risultato positivo al Covid. Quindi, se il bel giorno si vede dal mattino, i presupposti per fare un buon campionato con l'obiettivo di centrare l'accesso ai play-off ci sono tutti. Naturalmente l'esperienza ci insegna, e l'abbiamo provato sulla nostra pelle, che ci vuole anche l'aiuto della fortuna, nel senso di limitare al minimo gli infortuni ai giocatori che, come ben sappiamo, nel nostro sport sono sempre dietro l'angolo. Con questo auspicio e confidando nel supporto dei nostri meravigliosi tifosi, la cui presenza a nuovo palazzetto speriamo possa essere consentita in numero sempre maggiore, come sapete di oggi la conferma che già da domenica prossima passeremo dal 35 al 50% di capienza, vi ringrazio ancora della vostra partecipazione a questo evento che abbiamo cercato di organizzare nel migliore dei modi, e cedo molto volentieri la parola al dottor Federico Sella. Grazie a tutti. Secondo me, buonasera a tutti, la Benedetto XIV ha un grandissimo presidente. Gianni dice bene, no? Io lì che pescavo con la mente bene i concetti da ripercorrere, ma in quelle 4 passaggi che ha fatto sulla mia famiglia, sulla banca e sulla nostra presenza qui sul territorio c'era assolutamente tutto. È un grande presidente, e la mia famiglia, tutta la famiglia Selle, sottoscritto, ha secondo me un privilegio e essere amici di Gianni, della famiglia Fava, perché Gianni mi cura con simpatia, con amicizia già da 10 anni, e sono già 10 anni che sono dietro la squadra, perché lui, quando siamo andati a mangiare la prima volta, grazie a suo nipote Marco, mi ha detto: ma la squadra di basket, io ero un giocatore di basket, ho creato quando avevo 22 anni la squadra di basket di Biella, ero un pessimo giocatore di basket, non l'ho più fatto, però diciamo che mi ha toccato nelle corde, no? E poi ha parlato del suo territorio, ha parlato del modo in cui racconta Cento, questa gente qui, e poco alla volta mi ha fatto sentire a casa, no? Perché una famiglia come la mia, io sono la 14ª generazione, siamo del 1570, no? Siamo proprio radicati a Biella, siamo di Biella, siamo proprio radicati nel territorio. Quando andiamo altrove ci sentiamo a casa d'altri, entriamo in punta di piedi, perché questo mi ha insegnato la mia famiglia e mi hanno insegnato i nostri 500 anni di storia. E Gianni invece mi ha consentito di sentirmi a casa poco alla volta, no? Essere già qui da 11 anni. Quindi, avvicinandomi alla squadra, e come ha detto lui, un sostenuto, un convinto sponsor della squadra, no? Mi ha fatto sentire proprio del modo in cui piace a me, cioè il grande rispetto che deve avere la mia famiglia in un territorio come questo, nella vostra squadra, nel significato anche sociale, oltre che economico, che può avere una squadra, mi ha come dire, convinto, ecco, mi ha portato qui a pieno titolo. Noi siamo qui da 11 anni, parlo di 100 in qualche modo con Marco Di Turi, ma tendenzialmente vorremmo rimanerne altri 131 almeno, perché la Banca Sella è stata fondata nel 1886,
e più o meno fra breve saranno 140 anni, insomma in 140 anni qui non, spero che, non vi, che abbiate l'occasione di vedere qualcuno della mia famiglia o qualcuno dei collaboratori della banca. Quindi sono passati 11 anni ma vorrei che ne passassero ancora altri, però se ci pensate, per essere come la vediamo noi, che siamo sempre stata una famiglia poi legata al territorio, questo può essere un pregio, un difetto, ma certamente ci connota, cioè ci piace, siamo parte integrante del tessuto di Biella, i nostri amici sono i miei compagni, sono biellesi, le scuole abbiamo fatto a Biella. Mi piacerebbe, la sfida è essere così su tutto il territorio nazionale, no? E quindi, adesso penso anche filologico, quindi qua, sì, quando hai la possibilità di arrivare sulla squadra di basket, è una bella opportunità, è un bel modo di arrivare sul territorio. Noi siamo pronti a un passo alla volta, perché poi da piemontesi un passo alla volta, per non dover tornare indietro sui passi, si discuteva con Righini di questa cosa qui. L'attitudine un po' sobria dei piemontesi un passo ce l'abbiamo, però il passo li facciamo, ecco. E quindi dal basket ci piace poi capire la gente, ascoltare le persone e tenere conto dei territori. Questo è il nostro modo di fare banca. Noi non veniamo qui per andare e venire, andiamo qui per, ripeto, per stare molto tempo, possibilmente secoli, no? E non si può saltare le tappe, bisogna necessariamente capire, ascoltare e poi decidere di conseguenza e tenere conto. Quindi quale migliore occasione del basket, soprattutto per un appassionato di basket. E qui c'era un altro passaggio che hai detto carino, no? che adesso che mi sfugge, ma insomma questo è il messaggio più importante che voglio portare. Insomma, io mi considero dopo 11 anni in piccolissima parte, entro in punta di piedi, ripeto, ma uno di voi. Ho voglia di portare, con tutto quello che rappresento, voglio di portare il mio contributo, voglio di portarlo stabilmente, ma lo deciderà Gianni, perché lui sa tutto, stabilmente e continuativamente. Credo in questo modo di entrare a casa vostra, il basket ci piace e dal basket anche tutto il resto. Noi siamo venuti qui con Marco Di Turi, ma non vogliamo soltanto Marco Di Turi, che è il capofila, per il nostro modo di essere banca è proprio con le persone qui sul territorio, ma ci piacerebbe aprire una succursale, Gianni, perché noi dobbiamo assolutamente aprire una succursale. Grande rispetto alle banche locali, mi levo il cappello, onore alla Cassa 100, e credeme, la migliore banca d'Italia, noi ci difendiamo, ma insomma, poi conosco bene Maramotti, insomma sono banche amiche, però speriamo che ci sia un po' di spazio anche per noi, e se il territorio ce lo consentirà, noi lo spazio ce lo prendiamo. E comunque queste non sono le cose importanti, la cosa più importante è la squadra, che vada bene e che vinca. Grazie mille, grazie all'attenzione. Grazie a Federico, e ovviamente guai a te se te ne vai presto, devi rimanere per sempre e essere sempre più importante per la Benedetto, perché la Benedetto può sopravvivere in un campionato così impegnativo solo grazie ai suoi meravigliosi sponsor, oltre che ai suoi meravigliosi tifosi. Però diciamo la verità, il peso che hanno gli sponsor per, diciamo, il sostentamento di una squadra a questi livelli è assolutamente fondamentale. Quindi avere il privilegio, l'onore di avere degli sponsor così importanti come Banca Patrimoni Serie è per noi, è appunto un grande privilegio. Grazie. Adesso passo la parola a Sol Graziano Gallerani, che è presidente di Artec, che è un altro dei nostri sponsor importanti, quindi sponsor di divisa. Infatti il suo marchio è appunto sul frontespizio nella parte davanti della maglia. Diciamo la verità, avrebbe dovuto essere qui stasera a rappresentare l'arte che il nostro consigliere di amministrazione, che è Claudio Gallerani, ma per un infortunio non ha potuto essere presente, ma il suo papà, che tra l'altro è il fondatore dell'azienda, lo rappresenterà più che degnamente. Grazie. Grazie Gianni, io sinceramente sono un po' in imbarazzo a sedermi in questo tavolo con a fianco le persone con cui mi trovo, comunque cerco comunque di dire quello che diciamo Artec, ecco,
in questi anni è stata a fianco della Benedetto, è stato a fianco della Benedetto, ha conosciuto delle persone veramente di un'umiltà e di un attaccamento ai colori della Benedetto, che è riuscita a coinvolgersi e a essere partecipi in questo processo di crescita, perché negli ultimi anni è stata fatta una crescita incredibile e questo è sotto gli occhi di tutti. Conoscevo, cioè da Centese, conoscevo ovviamente la persona Gianni Fava, ma conoscevo la persona Gianni Fava e niente altro. Ecco, in questi anni ho apprezzato l'umiltà della persona Gianni Fava, il valore umano, che è un qualcosa sinceramente che mi fa invidia, veramente. Questo e devo dire che avere, cioè per me essere così, mi definisco un amico, ecco, di Gianni Fava, è un orgoglio, ecco, per me. Ammetto che tutto questo sinceramente mi è costato qualcosa, però insomma questo lo trasciamo, ecco. Cosa dire? Non facciamo pubblicità all'azienda. Diciamo che questo così per noi è, non dico un sacrificio economico, però insomma è un impegno abbastanza importante, ecco. Ma l'amicizia, quello che la Benedetto fa per la Piazza di Cento merita, diciamo, questo impegno economico da parte di tutti. Purtroppo ci sono tante aziende, perché abbiamo la fortuna di avere sul territorio tante aziende di dimensioni anche parecchio più grandi, però non sono, diciamo, amiche, ecco, diciamo, dello sport e del territorio. Questo per noi è e rimane un orgoglio, e ci siamo, ci saremo nel limite delle nostre possibilità. E grazie ancora a Gianni per avermi invitato a questo evento. Graziano ha detto le parole fin troppo lusinghiere nei miei confronti, anche lui è una persona speciale, abbiamo avuto modo di conoscersi, abbiamo fatto qualche trasferta assieme, abbiamo sofferto perché qualche volta siamo tornati a casa a notte fonda con qualche magari 20 o 30 punti sulle spalle presi, ricordi che magone, vabbè. Detto questo, adesso passo la parola a chi? Ad Andrea Balboni di B-Box. Allora, per me è assolutamente un piacere essere a sedere a questo tavolo. Vi ringrazio intanto anche per la disponibilità e per lo spazio che ci sta dedicando. Questa è l'ottava stagione in cui noi siamo a fianco del Benedetto, prima come sponsor tecnico per i primi 6 anni, e allestimenti vari di palazzetti, quindi comunicazione, tutto quello che sta intorno a livello visivo. E negli ultimi 2 invece abbiamo iniziato questo percorso con questa multinazionale spagnola, che è qui rappresentata da Sofi, che ci ha richiesto di fare la distribuzione sulla parte Italia del loro marchio, che ormai è distribuito lungo tutta Europa e Nord America. Quello che è stato importante per noi dal punto di vista anche del rapporto con Benedetto, ci ha portato anche a fare delle bellissime collaborazioni con le Nazionali Pallacanestro, che è proprio una cooperazione che è proprio nata grazie al rapporto duraturo con Benedetto, tanto che questa settimana qui abbiamo anche realizzato tutto quello che è l'allestimento per la Supercoppa, dove Lignano Sabbia d'Oro, al quale fortunatamente siamo riusciti ad arrivare a partecipare. È stato un grande orgoglio, un grande onore.
Tutto qui, io vi ringrazio ancora, passo parola a Sofì che è venuta da Madrid apposta per vedere quella che era la passione, il calore che c'è intorno alla squadra del 100, perché raccontarla non era facile, avevo piacere che lei fosse qui con noi per fargli vedere quello che effettivamente la società Benedetto e quello che è la società che stanno sponsorizzando ormai da 2 anni. In effetti, diciamo, come Benedetto abbiamo anche questa soddisfazione di avere contribuito, non so se sei d'accordo Andrea, indirettamente anche alla vostra crescita, perché anche grazie alla sponsorizzazione che appunto, come hai sottolineato, dura ormai da 8 anni, avete avuto modo di farvi conoscere, apprezzare e oggi siete una realtà consolidata, tanto che appunto anche siete diventati sponsor della Lega ufficiale, quindi questo è anche per noi una soddisfazione, perché io dico sempre che questo progetto non è solo un progetto sportivo, ma un progetto di promozione dell'immagine della nostra città al di fuori dai nostri stretti confini, e questo appunto ci inorgoglisce. Passo la parola a noi. Prima di tutto grazie per avermi invitato, è un piacere stare qui. Per me, a nome di Ger, essere qui, conoscere la città e la sua gente. Questo è già il secondo anno che abbiamo vestito il club. Siamo orgogliosi di poter crescere nella mano Cento e Vivox. Credo che i nostri valori come azienda e quelli club coincidano completamente. E in questi giorni ho potuto incontrare la gente, vedere il palazzo e giocare baschino. Ho scoperto che sono terribilmente scarsa in questo e spero di vedere i giocatori del club e indossare la nostra maglia anno dopo anno, e sono sicura che la nostra alleanza sarà duratura e vincente. Grazie mille. Grazie. Sofia ha nominato il Baskin, quindi insomma cogliamo l'occasione per parlare di questo bellissimo progetto che ha seguito anche per la Benedetto XIV da Matteo Franceschini, che oggi purtroppo non ha potuto essere qui, e che vede coinvolte tantissime realtà del territorio centese, tra cui la Fondazione Zanandrea Onlus, la Benedetto 1964, Polisportiva Centese Settore Rosa, Associazione Strade e anche l'Istituto Superiore Fratelli Taddea. Spero di non aver lasciato fuori nessuno, perché comunque sono veramente un gruppo grosso di persone che sono riunite e cercare di creare valore per la città di Cento. Uno dei progetti, il primo probabilmente in ordine temporale, ma ce ne sono diversi, è appunto quello del baskin, che è uno sport inclusivo, e ne abbiamo parlato nel corso del settembre centese durante la fiera di Cento, che ha visto presentare questa unione di associazioni. E il baschino è uno sport inclusivo molto particolare, perché prevede di poter giocare insieme e contribuire sia persone di sesso maschile che femminile, e sia normodotati che disabili, con categorie e punteggi diversi. Adesso un meccanismo magari un po' complesso da raccontare, più facile da vedere. Uno sport che è nato nel 2003 in Italia, tra l'altro, quindi se vogliamo anche questo un orgoglio tricolore da questo punto di vista, e che si sta diffondendo. Ci sono già più di 80 squadre in Italia, quindi quest'anno sta nascendo questa squadra di baskin, che è proprio una squadra della Benedetto XIV, quindi biancorossa, e che porta lo storico simbolo che vedete anche qui alla mia destra delle due divise esposte, e quindi insomma è un altro orgoglio che si va ad affiancare, se vogliamo, alla prima squadra. Prima squadra della quale adesso abbiamo fatto arrivare anche la divisa home casalinga. Prima avete visto quella rossa tradizionalmente utilizzata per la trasferta,
sul retro abbiamo anche il logo Baltor che poi mostreremo, quindi c'è anche quello a proposito di loghi di maglia. Adesso do la parola giustamente a Marcello Natalini, team manager della Benedetto XIV, che ci illustra il concept, quindi anche l'idea grafica che c'è dietro queste divise. La divisa bianca è arrivata al volo, che l'ho fatto vedere ai ragazzi, non me la davano indietro, allora è arrivata all'ultimo momento. A parte gli scherzi, io faccio fatica a trovare le parole, sono onoratissimo di essere qui, sono senza scherzi l'ultimo arrivato, ma ho avuto la fortuna di essere entrato mi sento veramente in una famiglia, più che in una squadra di basket, perché mi è stata data carta bianca per vestire la squadra, che penso che sia la più grande onorificenza, quasi, perché è quasi come avere una seconda pelle. Allora, insieme ad Andrea, in questi mesi abbiamo pensato quale poteva essere un logo, un motto e anche un'idea grafica che potesse rappresentare la città. Abbiamo parlato della Banca Patrimonio di Sella, della sua storia centenaria, di 100, senza fare giochi di parole, della sua storia centenaria. E quindi la prima volta che sono entrato al palazzetto, che è stato quest'estate, che l'ho visto vuoto, io adoro i palazzetti vuoti perché, insomma, se respiri quell'emozione, sono rimasto incantato da uno striscione dei tifosi. Che recita a difesa della città. In difesa della città, il motto che vuole essere appunto lo slogan di questa divisa e lo slogan di questa stagione, e cosa meglio può difendere la città che una rocca. Quindi diciamo che il concept della divisa è arrivato un po' di conseguenza. La rocca di Cento, oltre alla vicinanza con il palazzetto, fondata nel 1378, rappresenta proprio il bastione per eccellenza. Quindi, come potete vedere, la divisa ha seguito un concept di una texture che riproduce un po' l'intonaco, dando appunto quella fattezza 3D e dando profondità al tutto, con questa banda laterale che non è una banda qualsiasi, ma esattamente il ricalco della tessitura del cambio dei mattoni della rocca. Quindi, andando a vedere i prospetti, soprattutto il prospetto orientale, siamo andati a ricalcare dai libri di storia questo profilo che crea appunto, oltre a un legame stretto con la rocca e quindi con la città, crea questa immagine dinamica e forte. Inoltre possiamo trovare, magari dopo facendo un giro si può vedere dietro al colletto, lo slogan "a difesa della città", ancora una volta ricalcato anche dalla piantina, quindi dall'immagine dall'alto della rocca. Tutto qui, grazie mille. Bene, ringraziamo Marcello di questo bel lavoro che ha fatto, gli abbiamo dato fiducia e la meritava. E ha fatto con passione questo lavoro. Lui, tra l'altro, è architetto, sbaglio. Ingegnere. Hai collaborato anche all'ideazione, mi pare, di questo playground che viene messo sul tetto della Paladossa di Bologna, e quindi devo dire che ha veramente dei numeri, molto in gamba. Adesso direi che abbiamo finito con i discorsi e andiamo a visitare questa meravigliosa collezione. Intanto arriverà la squadra, che si unirà poi a noi per la cena, e che i nostri appunto amici del gruppo Raviole hanno preparato con tanta passione e con tanto impegno. Grazie a tutti. Thank you.